Poi, quando però provate a emulare i vostri idoli, che succede? Che succede quando provate a emulare i vostri idoli? Che questi risultati eccezionali non li riuscite a raggiungere e lì vi brucia il culo. Perché è più bello pensare che ci voglia un paio d'anni per raggiungere un certo tipo di fisico, no? Siamo così tanto focalizzati sul risultato finale che a volte ci dimentichiamo quanto è importante la variabile del tempo necessario per raggiungere questo risultato. Da tempo sto seguendo sui social un gruppo di ragazzetti americani che quotidianamente mostrano i risultati ottenuti dal doping, pubblicando svariati video motivazionali dove tramite una serie di musichette fanno vedere prima che si dopano e poi i risultati straordinari raggiunti appunto attraverso il doping. E ho notato, approfondendo questi profili, tra l'altro alcuni di questi sono veramente super seguiti, che il minimo comune denominatore di questi personaggi a dir poco grotteschi è il fattore tempo, ovvero il messaggio che mandano è che io voglio raggiungere enormi risultati nel minor tempo possibile, di conseguenza sono disposto a tutto, perché io non posso pensare di allenarmi per 10 anni per avere un fisico magari mediocre come quello del sottoscritto. E questo è un grosso problema della società d'oggi, dove vogliamo tutti eccellere nel lavoro, nello sport, nelle amicizie, nei rapporti, ma non sempre siamo disposti a investire il tempo necessario, perché tutto va drammaticamente veloce, anche la soglia dell'attenzione è bassissima. Io non so se tu hai tempo per guardare tutto il video, nel caso ti invito a mettere like e iscriverti al canale che è gratis, ma per favore concentriamoci su questo. Io quando ho iniziato ad allenarmi 11 anni fa volevo a tutti i costi raggiungere un certo tipo di risultato, un certo tipo di fisico, di forza, avevo anche il sogno, perché no, di gareggiare, ma del tempo non me ne fregava un cazzo. Io volevo giorno per giorno avvicinarmi quanto più possibile al risultato. E anch'io ero disposto a tutto come questi ragazzetti, nel senso però di sacrificarmi al massimo. A me quotidianamente mi capita di essere perculato sui social da persone che dicono che io abbia avuto mediocri risultati in questi 11 anni di allenamento, senza avere la minima condizione di causa di capire cosa c'è dietro a questi 11 anni di allenamento. Ho dedicato la mia vita a questo, a livello professionale, ho preso una laurea, corsi, ho fatto gare di powerlifting come coach e come atleta, ho fatto poi anche gare di bodybuilding come coach e come atleta. Per tanti, addirittura, avendo degli standard così sproporzionati, io risulto, dicono alcuni, con una genetica scarsa, ma io ne ho girate tante di palestre. Non mi capita spesso di vedere persone messe tanto meglio di me, anche perché vi invito a fare questa considerazione. Ognuno di noi ha una genetica, benissimo, che abbiamo pescato dal pallottoliere il giorno che siamo nati, in base appunto ai cromosomi di mamma e papà, in base a quanto è stata generosa madre natura. Ciascuno di noi ha una genetica diversa. Il gioco qual è? Riuscire a raggiungere il massimo del nostro potenziale genetico. Mi spiego meglio. Primo giorno della palestra, la nostra genetica, la tua genetica, immaginala come un iceberg, ok? E tu vedi soltanto la punta di questo iceberg, la maggior parte del nostro cubetto di ghiaccio è sott'acqua, non è visibile. Noi attraverso il tempo, ok, il tempo investito bene, lavorando bene, perché dobbiamo lavorare con un certo tipo di metodo, riusciamo nei svariati anni di allenamento piano piano a fare emergere questo iceberg. Ok, quindi è sempre più visibile il nostro potenziale genetico, quello che siamo in grado di fare. E io sono sicuro che, girando appunto le palestre, in tanti non raggiungeranno mai risultati come i miei, per quanto considerati mediocri. Ma perché? Perché c'è chi ha magari una genetica inferiore, oppure c'è chi ha una genetica superiore ma non è disposto a fare tutto quello che ho fatto io in termini sia qualitativi che quantitativi di tempo dedicato. Il messaggio che vorrei mandare in questo video è: buttate nel cesso tutto quello che avete visto nel fitness tramite i social, perché sono tutte cazzate. Sono tutte cazzate. Facciamo finta che il tuo influencer preferito che ti prende per il culo sia natural, ok? Lui ha la sua storia, ha la sua genetica, tu devi pensare al tuo percorso. Devi pensare a dove sei oggi e a dove vuoi arrivare, a cosa sei disposto a fare per arrivare a quel risultato. Anche perché nel momento in cui, so già come finisce, io passo per il fitness influencer
sfigato, no? Perché chiaramente ci sono ragazzini che dopo un paio di allenamenti apparentemente hanno raggiunto risultati migliori dei miei, benissimo. Poi quando però provate a emulare i vostri idoli, che succede? Che succede quando provate a emulare i vostri idoli? Che questi risultati eccezionali non li riuscite a raggiungere e lì vi brucia il culo. Perché è più bello pensare che ci voglia un paio d'anni per raggiungere un certo tipo di fisico, no? Io ho investito 11 anni. È più comodo pensare che in un paio d'anni, a 20 anni, vediamo questi ragazzini eccezionali che però vi prendono per il culo. È quello che non capite, perché c'è chi, come i nostri amici americani, vi dicono che si dopano. E poi ci sono questi casi più unici che rari, no? Che a 20 anni pesano 100 kg. Ma è una vostra scelta farvi prendere per il culo, anche perché parliamoci chiaro. Se veramente certe fisicità sono naturali a 20 anni, io mi domando dove possono arrivare se uno a 20 anni pesa 100 kg, a 30 cosa pesa 130 natural? Parliamoci chiaro, io certe fisicità me le posso anche aspettare da un atleta di 30-35 anni, ma se un ragazzo a 20 anni ha già raggiunto risultati del genere, o smette di migliorare, cosa che dubito fortemente, oppure ti sta prendendo per il culo. Quindi riparti da te stesso, io se vuoi posso anche aiutarti, perché nel link in bio c'è il link per avere una consulenza gratuita per il mio servizio di coaching online. So che ultimamente non è facile ovviamente dare fiducia a una persona online, perché questo lavoro è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, tutti sono coach online e purtroppo il 90% di chi elargisce questo servizio non è in grado, non è un personal trainer. Io per anni ho lavorato in palestra, ho preso dei titoli e poi sono diventato un creator, non il contrario. Prima sono un professionista del fitness, poi sono un creator. Spero che questo video vi sia stato utile, abbia risvegliato le vostre coscienze e vi aiuti a vedere il mondo del fitness in modo diverso. Come sempre, il vostro Teo sempre a disposizione per farvi uscire dal Matrix. Ci vediamo al prossimo video e sempre viva i nattiniani.